Iniziamo subito, come sempre, con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Buon pomeriggio a tutti e bentornati all'oroscopo musicale. Sono felicissima perché oggi inizia il periodo più bello dell'anno, il periodo natalizio. Infatti sentite sottofondo Jingle Bell. Jingle Bell, questo brano che fa parte del mio disco pazzesco di tutti i brani natalizi, che è giusto ed è buono anche regalarlo ai vostri cari. Comunque andiamo subito a presentare chi è nato l'8 dicembre. L'8 dicembre è nato un grandissimo ballerino, cantante, comico, attore, che faceva parte del trio Rat Pack con Frank Sinatra e Dean Martin. Prima di dire chi è, ve lo faccio ascoltare. Dicembre 1925 nasceva lui, Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. era figlio di due ballerini, Sammy Davis Sr. ed Elvera Sanchez. Il lavoro nel mondo dello spettacolo li teneva lontani da casa per lunghi periodi, così fu la nonna materna ad occuparsi di lui nei suoi primi anni di vita. Quando Sammy Davis aveva 3 anni, i genitori si separarono. Suo padre, che non voleva perdere la custodia del figlio, se lo portò con sé in tournée. Imparò a ballare fin da piccolissimo da suo papà e dallo zio Will Mastin, che era il capo squadra, diciamo il capo ballerino di tutta la compagnia. Ben presto si unì a loro partecipando agli spettacoli e i tre divennero il Will Mastin Trio. Per aggirare le leggi che vietavano il lavoro minorile, spesso il piccolo Sammy veniva presentato come Sammy il silenzioso, il nano ballerino, mentre dietro le quinte girava con un sigaro in bocca e una ragazza per braccio. Il papà e lo zio cercarono di proteggere Sammy dal razzismo, dicendogli per esempio che gli insulti che ricevevano erano dovuti a invidia e gelosia. Lo scontro con la brutta realtà, però, del pregiudizio razziale avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Sammy si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti. Di quell'esperienza ebbe poi a dire questo: improvvisamente il mondo sembrava diverso. Non era più un solo colore. Mi rendevo conto di come mio padre e Will mi avessero protetto per tutta la vita. Speravano amorevolmente che io non arrivassi mai a conoscere il pregiudizio e l'odio, ma si sbagliavano. Sotto le armi si unì a un gruppo che faceva uno spettacolo di intrattenimento per le truppe e si rese conto che sotto le luci alla ribalta alcuni pregiudizi sparivano. Disse: il mio talento era la mia arma, il mio potere e il mio modo di lottare. Era l'unica maniera in cui potevo sperare di influire sulla mentalità delle persone. Lasciato l'esercito, si riunì allo spettacolo di danza e iniziò a mietere successi. La sua ascesa si interruppe temporaneamente nel 1954 a causa di un incidente d'auto in cui perse l'occhio sinistro. Sembra però che l'incidente avesse un'origine particolare. Sammy Davis ebbe negli anni 50 una relazione con Ken Novak e da quanto scrisse Kenneth Anger nel suo libro Hollywood Babylonia 3, questa gli costò cara. Anger racconta: Kim era sotto contratto con la Columbia, la sua carriera poteva essere rovinata dalla rivelazione dell'amore. Così il boss della Major mandò a casa Davis dei sicari che gli cavarono un occhio con un cucchiaio. Tuttavia questa versione non ha mai trovato conferme, mentre è più plausibile che Henry Cohn avesse ingaggiato il gangster John Rosselli, suo amico, per convincere Davis a terminare la relazione. Fu organizzato un matrimonio di fretta per sviare l'attenzione e altrettanto di fretta fu terminato con la ballerina Lori White nel 1958. Thank you.
Nel 1990 Sammy Davis Jr. morì di cancro alla gola. Pensate, a lui sopravvissero la madre e la nonna materna. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi lunedì. Buon fine settimana e buone feste natalizie. Un bacio da me, Silvia Pagni. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.